Arriva a Chieti il primo Matching Day, iniziativa finalizzata a creare nuove occasioni di business per le imprese e i professionisti, dando loro l'occasione di far crescere la propria rete di contatti e di collaborazioni. L'evento, pensato secondo lo schema del Business Speed Dating, cioè brevi incontri one-to-one, della durata di 15 minuti, è promosso da Confartigianato Impresa Chieti L'Aquila, dal Movimento Donne Impresa e da quello Giovani Imprenditori dell'Associazione. L'appuntamento si è svolto presso la Chiave Bianca a Miglianico. Ogni impresa ha potuto partecipare con massimo 2 persone. È stata prevista anche una cena finale, ulteriore occasione per approfondire i rapporti creati durante gli incontri. Gli iscritti hanno avuto la possibilità, attraverso la piattaforma dedicata, di esprimere il proprio interesse verso gli altri partecipanti. In questo modo verrà elaborata l'agenda degli appuntamenti, indicativamente 10 per ogni azienda. Gli incontri accuratamente programmati sulla base delle caratteristiche delle imprese si succedono infatti a ritmo serrato, la durata è di 15 minuti, così da poter incontrare in una sola giornata molte persone e andare subito al sodo. Matching Day nasce nel 2009 a Udine da un'idea di Confartigianato. L'evento di Chieti rientra nell'ambito della prima edizione del Confarte Festival, promosso da Confarte, categoria cultura, turismo e spettacolo di Confartigianato Chieti L'Aquila. Nata nel 2019, Confarte è uno dei primi esperimenti di questo tipo lanciati in Italia nel mondo confartigianato. L'obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo delle potenzialità culturali, turistiche e attrattive delle province di Chieti e L'Aquila e più in generale dell'Abruzzo. Consapevole di questa mission, Confartigianato Imprese Chieti L'Aquila ha deciso di promuovere il Confarte Festival, che prevede una serie di eventi per animare il territorio nel corso del 2023. Ascoltiamo il presidente di Confartigianato Chieti L'Aquila, Camillo Saraullo. Sì, è una novità per il territorio, è la prima volta che organizziamo un Matching Day appunto a Chieti con il patrocinio di diversi sponsor che ci permettono ovviamente di stare qui questa sera e di far conoscere in modo trasversale le varie imprese associate alla nostra Confartigianato. La cosa interessante appunto è la trasversalità, quindi il poter mettere in comunicazione, in contatto diverse tipologie di settori. E non sarà di certo la prima e unica edizione, perché immagino proseguirete. Sì, assolutamente sì. Oggi dovremmo essere, se non erro, 46 imprese. Ci sono state delle richieste ulteriori. Sicuramente verrà replicato il discorso non solo per chi è presente oggi, ma anche allargarlo magari a future collaborazioni e a future imprese. Qual è la speranza di questa iniziativa? Su cosa vi focalizzate? La speranza è quella di poter fare gruppo, andare a reperire soprattutto le risorse, diciamo, a chilometro zero. È un tipo di format che vuole mettere in relazione le imprese del territorio per sviluppare sempre di più l'economia locale e poter permettere appunto di andare a reperire ciò che serve non soltanto al di fuori del proprio territorio, ma soprattutto nel territorio contiguo, appunto nella nostra provincia. Voi siete sempre vicini soprattutto alle piccole e medie imprese. Sì, assolutamente sì, è il tessuto produttivo d'Italia. Diciamo che il 99% delle imprese sono a matrice artigiana. Noi rappresentiamo appunto quel settore lì e siamo orgogliosi di farlo e proviamo a farlo nel miglior modo possibile, dando servizio e soprattutto potendo appunto mettere in contatto, in relazione, poter fare sviluppo di impresa anche a livello locale. Il Covid, la guerra, vi hanno messo a dura prova? Sì, assolutamente sì, hanno messo a dura prova non soltanto appunto alcuni settori merceologici, ma in modo trasversale hanno veramente devastato l'economia locale. Per fortuna l'Abruzzo e la nostra provincia è riuscita a ripartire alla grande. Ovviamente è un continuo susseguirsi di allarmi, di emergenze, prima il Covid, poi la guerra in Ucraina, speriamo che con la guerra in Medio Oriente si fermi il trend negativo.
Speriamo che possa andare, insomma, nel miglior modo possibile il futuro, appunto per riuscire a fare business e sviluppare appunto l'economia locale. Tante le iniziative messe in campo da Confartigianato. Sì, sono tante, sono, ripeto, sempre in modo trasversale. Siamo stati qualche settimana fa al meeting del turismo a Rimini. A breve faremo un incontro per le comunità energetiche e non solo. Quindi stiamo veramente cercando di spaziare in tutti i settori, non soltanto magari quello del manifatturiero specifico, ma anche quello delle costruzioni, del turismo, perché appunto cercare di rappresentare nel modo eterogeneo tutte le imprese che rappresentiamo. Quali sono i settori che vanno meglio e quali invece che vanno peggio? I settori che sono andati sicuramente bene quest'anno sono il turismo e il manifatturiero, legato più che altro alla costruzione, quindi tutto ciò che è trainato dal super bonus sicuramente ha avuto un'impennata positiva. Io dico sempre, è stato un mercato drogato, perché poi fondamentalmente il lavoro che doveva essere fatto e sviluppato nel corso magari di 4-5 anni si è concentrato in un anno e mezzo. Ci si augura appunto che questo governo possa in qualche modo dare anche risposta alla necessità sia dei privati, delle imprese, ma soprattutto anche quello dei cittadini che vedranno non realizzato il proprio cantiere, insomma. Quindi questo è una cosa che ci preoccupa tanto. Il presidente dell'ANAEPA, il nostro referente delle imprese di costruzioni, ha fatto un comunicato proprio la settimana scorsa e questo ci preoccupa tanto. Speriamo che si possa risolvere nel miglior modo possibile. Chiediamo al direttore di Confartigianato Chieti L'Aquila come nasce questa iniziativa. È nata soprattutto dal movimento Donne Imprese, una categoria interna di Confartigianato, perché le imprese del territorio molto spesso non si conoscono tra di loro e si ricorre a far effettuare lavorazioni piuttosto che richiedere servizi fuori regione, se non addirittura all'estero. Quindi abbiamo pensato già da diversi mesi questa iniziativa, un modo per conoscersi, per consolidare la base associativa e non solo, perché l'evento è aperto anche ad imprenditori non associati. L'iniziativa è finalizzata appunto a farsi conoscere, a far conoscere le proprie produzioni, le proprie attività, affinché ci sia una sinergia che parta dal basso, che parta soprattutto dal territorio, perché valorizzare il territorio non fa mai male. Come funziona questa iniziativa? E le imprese, che sono oltre 40, sono state, hanno espresso delle preferenze rispetto a quali altre imprese del territorio volessero incontrare. E allo stesso tempo poi il software farà un matching automatico, quindi combinerà degli incontri one to one di un quarto d'ora ciascuno, quindi così le imprese avranno la possibilità rapidamente di conoscersi reciprocamente e poi stabilire, ecco, un percorso di approfondimento futuro al di fuori del matching day. Insomma, un vero e proprio faccia a faccia per poi poter approfondire questa conoscenza. Assolutamente sì, per capire, ecco, quelle che sono le eccellenze del territorio, valorizzarle, perché ripeto, molto spesso non si sa neanche cosa viene prodotto nel nostro territorio, quindi un modo per conoscersi, per valorizzarsi e per dare un'esaltazione alle magnifiche produzioni della nostra terra. C'è stato un bel richiamo di aderenti, di partecipanti. Ma questa è la prima iniziativa e devo dire che siamo molto soddisfatti, perché sono oltre 40 le aziende che si sono iscritte, quindi adesso penseremo già alle prossime edizioni, a come valorizzare questa esperienza, a come renderla, ecco, anche fruttifera e metterla a regime per l'intera economia del territorio. C'è poi questa curiosità, immagino, anche da parte delle aziende. Abbiamo visto che c'è molta vivacità, curiosità, quindi la voglia di partecipare è stata molto così sentita, quindi confidiamo in una bellissima esperienza che possa ripetersi nel tempo. Promuovere il territorio, promuovere il lavoro, soprattutto in un periodo come questo.
noi siamo molto attivi sul tema del lavoro, della formazione, delle competenze. Ricordo che abbiamo la nostra scuola Academy for Me che sta lavorando a pieno regime in queste settimane con il programma GOL, il programma della Regione Abruzzo, Garanzia, Occupabilità e Lavoro, per formare tutte le categorie di soggetti svantaggiati. Quindi c'è un'offerta di lavoro che è molto alta in Abruzzo, ma il dato più preoccupante è che una professione su due è di difficile reperimento. Quindi abbiamo una scuola impegnata a tutto tondo, non solo a formare ma anche a favorire il matching domanda e offerta di lavoro. L'idea di fondo per il presidente di Confartigianato Chieti L'Aquila, Camillo Saraullo, e quello del Movimento Donne Imprese dell'Associazione Erika Liberati è quella di offrire alle imprese del territorio uno spazio in cui immaginare nuove prospettive, nuovi prodotti, nuovi mercati, nuove collaborazioni e capire meglio il mercato nel quale lavorano. Come parte questa iniziativa? L'idea del Matching Day nasce per creare relazioni tra le imprese del territorio, perché quello che abbiamo capito incontrandoci è che molto spesso le stesse aziende del territorio non si conoscono tra di loro. Quindi questa iniziativa vuole essere un'opportunità per le aziende abruzzesi di conoscersi e quindi di creare relazioni. Relazioni che possono diventare delle vere e proprie opportunità lavorative, perché magari noi abbiamo bisogno di aziende, professionisti e ci rivolgiamo fuori regione, quando abbiamo magari nel territorio stesso delle eccellenze, delle peculiarità di professionisti, aziende che possono collaborare e quindi creare una fitta relazione di business. Noi come comitato abbiamo spinto e promosso questa iniziativa. C'è da dire che l'imprenditoria femminile in Italia è uno zoccolo duro dell'economia italiana. Forse non tutti sanno che l'Italia è tra le nazioni europee con il più alto tasso di imprenditorialità femminile, quindi questo ci rende orgogliose. Il lavoro da fare è tantissimo, perché c'è molto da investire in welfare, tutte quelle che sono le politiche sociali a sostegno delle donne, perché comunque le donne hanno un impegno maggiore anche oggi nell'attività familiare, quindi sarebbe poi opportuno andarle a supportare in tutte quelle che sono le attività anche extra lavorative. In Abruzzo come siamo messi? In Abruzzo siamo messe bene come percentuale, anche la provincia di Chieti è tra le migliori italiane, e questo ci fa ben capire e sperare che da qui ai prossimi anni l'imprenditoria femminile andrà a crescere. E noi abbiamo tutta la voglia di cercare di creare iniziative a supporto delle donne, e infatti da quando ci siamo insediate la nostra idea è stata quella di iniziare a fare una serie di corsi di formazione, perché la formazione è importantissima per la crescita professionale e lavorativa. I settori in cui il rosa e il lavoro al femminile va più forte? Sicuramente lavori artigianali, e i settori dove sono ancora meno forti le donne sono tutti quei settori che riguardano, diciamo, materie scientifiche, quindi ingegneri, quella tipologia lì è meno battuta dall'imprenditoria femminile, ma nel settore dell'artigianato ci sono tante figure al femminile. Allora ascoltiamo uno dei partecipanti al primo Matching Day di Confartigianato, Daniele Braccia. Mi sono trovato molto bene e sono rimasto molto sorpreso dalle adesioni che ci sono state. Ci sono tanti dei nostri colleghi artigiani, un po' abruzzesi, e insieme ci stiamo conoscendo. Molte volte queste iniziative non vengono effettuate, soprattutto sul nostro territorio, dove c'è una grande frammentazione di artigiani e molti esperti. Forse il duro lavoro, il focus di tutti i giorni, non dedichiamo il giusto tempo per conoscerci, per fare una sinergia, perché sono dell'opinione che l'unione, il confronto e la condivisione sia indispensabile, soprattutto per le piccole e micro imprese, per la propria crescita ed espansione e anche internazionalizzazione. Immagino che in questo periodo non è stato semplice per voi. Veniamo un po' con tutti gli artigiani da un periodo molto particolare, tra il Covid, problemi energetici, dei costi dell'energia, però l'artigiano ha la grande volontà di riuscire sempre, perché ha una grande capacità lavorativa e con le proprie mani riesce a creare arte, e quindi queste persone che hanno arte e mestiere dentro possono, sì, forse esprimere momenti storici un po' non tra i più belli, ma quando si ha qualcosa di forte e di grande dentro è sempre possibile riuscire anche nei momenti più difficili.